Buonasera a tutte le persone che sono collegate in questo momento a questo evento di Sda Bocconi Insight Live. Questa sera parliamo di pubblico impiego e parliamo di pubblica amministrazione e delle opportunità e anche dei rischi che queste istituzioni pubbliche attraversano alla luce delle innovazioni organizzative forzate anche un po' dalla contingenza. Lo facciamo con la collega Marta Barbieri e con Valerio Iossa, direttore dell'organizzazione delle risorse umane del Comune di Milano. Buonasera Marta e buonasera a Valerio. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti, ben arrivati. Il tema che vogliamo affrontare questa sera, diciamo che quando l'abbiamo scelto non immaginavamo che sarebbe stato così d'attualità proprio in questa settimana, quando il pubblico impiego raggiunge le prime pagine dei quotidiani. Questo di solito, insomma, significa che si dibatte di cose importanti, ma che hanno anche forse delle, fatemi dire, narrazioni un po' controverse. In questo momento ce ne sono almeno due che ci sembrano un po' quelle polari sulle quali abbiamo portato la nostra attenzione. La prima, quella di una pubblica amministrazione resiliente, capace di riorganizzarsi in tempi rapidi per offrire la continuità dei servizi pubblici alla collettività attraverso delle forme di lavoro da remoto, per rispettare ovviamente il vincolo del distanziamento sociale, e quindi facendo leva sullo smart working, anzi, cogliendo questa occasione per una improvvisa e veloce, se vogliamo, diffusione di competenze digitali che forse negli anni precedenti non erano, cioè si era proceduti più a rilento. E questo è vero nelle istituzioni pubbliche, ma fatemi dire, come abbiamo già raccontato anche su Sda Bocconi Insight, è un processo che hanno conosciuto tante aziende, tante organizzazioni, non soltanto pubbliche, ma anche private. L'altra narrazione, se così la vogliamo chiamare, che è quella che più facilmente ovviamente trova anche spazio sui media, è quella di una pubblica amministrazione che ha fatto dello smart working in qualche modo uno scudo, no? Una forma di resistenza ad aprirsi pienamente, a riaprire come sta facendo il resto del mondo del lavoro. E trova spazio forse in questa visione alcune vecchie polemiche che hanno sempre accompagnato il pubblico impiego, che personalmente trovo in questa fase particolarmente critiche anche per la congiuntura, diciamo, economica e sociale in cui siamo, ma avremo certamente occasione di parlarne. Diciamo che partiamo di qui perché il dibattito in questo momento è qui, sebbene l'obiettivo di questo nostro incontro di questa sera non sia quello di prendere una delle due parti, perché tutte le narrazioni, ovviamente, sono delle semplificazioni, lasciano davvero poco spazio ai chiaroscuri e anche forse all'approfondimento, e anche se in poco tempo invece è quello che noi vorremmo fare questa sera. C'è un punto che ci sembra interessante, e cioè che le vicende recenti, drammatiche in cui ci troviamo, ci danno l'opportunità di, come dire, di aver messo in agenda un tema che era già nell'agenda dell'innovazione organizzativa delle amministrazioni pubbliche, che era quello dello smart working, e in qualche modo in questo momento è salito nell'agenda del dibattito e anche della pratica. E quindi questo lo vediamo interessante sotto due prospettive. Da una prospettiva, fateci dire un po' di ricercatori e ricercatrici di questo tema, interessante per vedere come le organizzazioni si stanno muovendo, le istituzioni pubbliche in particolar modo, e si stanno attrezzando, quali ostacoli stanno incontrando e quali soluzioni invece si prestano anche a traguardare questa fase complessa. Allo stesso tempo è interessante anche per la practice community, per il mondo delle istituzioni pubbliche, perché effettivamente i cambiamenti, le innovazioni forzosamente introdotte forse offrono l'opportunità di ripensare alcuni modelli organizzativi, e quindi si presenta in questo senso come un'opportunità da guardare con attenzione e forse anche da non perdere, sebbene non priva di rischi, che è l'altro aspetto sul quale vogliamo portare l'attenzione dell'incontro di oggi. Lo facciamo appunto con i con
collega Marta Barbieri e Valerio Iossa, che vi ho già presentato, ma lo facciamo anche con voi. Infatti vi chiediamo di non esitare a inviarci domande. Qualcuno ha già scritto su alcuni dei social su cui è stato diciamo, pubblicizzato questo evento. Vi invitiamo quindi a farci domande, a intervenire con i vostri commenti e in finale di questa live chat avremo modo di rispondere almeno ad alcune delle domande che avrete piacere di farci. Vorrei però partire da Marta con questa domanda. Allora, c'è una cosa che mette tutti d'accordo, Marta, tutti gli osservatori, e cioè sia i grandi detrattori, cioè dello smart working, sia i grandi diciamo, supporter, tutti dicono: vabbè, però questo non è stato smart working perché la congiuntura ha fatto sì che mancassero alcuni degli elementi. Ma e allora che cos'è lo smart working? La domanda che vorrei rivolgere a Marta, che ci aiuta a rispondere anche facendo un po' leva sull'esperienza internazionale, la letteratura, è: quando parliamo di smart working, di cosa parliamo? Ok, grazie Raffaella. Sì, anch'io ho pensato che potesse essere davvero utile partire all'inizio mettendo in fila un po' di concetti sullo smart working e quali sono gli elementi che caratterizzano lo smart working. A proposito, ho preparato alcune slide anche per una più semplice lettura da parte dei partecipanti. Quindi, lo smart working è stato definito in tanti modi. Personalmente apprezzo questa definizione che parla di un approccio all'organizzazione, quindi non un approccio al lavoro di pochi, ma un approccio all'organizzazione del lavoro che mira a ottenere una maggiore efficienza, una maggiore efficacia nel raggiungere gli obiettivi attraverso una combinazione di cose, di flessibilità, di autonomia, di collaborazione, e parallelamente l'ottimizzazione per i dipendenti degli strumenti e dell'ambiente di lavoro. Qualche anno dopo, a seguito di diverse ricerche che sono state condotte, lo smart working viene indicato quale una delle modalità principali per aumentare la produttività delle organizzazioni, siano esse organizzazioni pubbliche, siano esse organizzazioni private. Ovviamente non è solo una questione di produttività, il civil service inglese individua enormi benefici dall'applicazione dello smart working e individua diverse finalità, un miglior stile di vita da parte dei dipendenti pubblici, gli effetti positivi per il reclutamento, per il turnover, la riduzione dell'inquinamento, il rafforzamento delle risposte alla gestione delle diversità, miglioramento della salute, un migliore impiego, ad esempio, anche degli spazi per quanto riguarda gli uffici. Ma ancora, a sostegno dell'idea che c'è dell'altro oltre alla produttività, vi ho riportato i risultati della FEVS, la Federal Employee Viewpoint, che ogni anno negli Stati Uniti viene condotta, che ci fa vedere dei numeri interessanti. Possiamo andare alla slide. Sul campione intervistato, il 41% dichiara di fare smart working, il 12% dichiara di non fare lo smart working per scelta, perché è stata data ovviamente la facoltà di scegliere se fare o non fare lo smart working, e un 47% dichiara di non fare smart working a causa di alcune barriere. Queste barriere possono essere diverse, alcuni devono essere fisicamente presenti sul luogo di lavoro, altri hanno dei problemi legati all'utilizzo delle tecnologie, al ricorso alle tecnologie, e il 14% dei dipendenti, pur essendo eleggibili, quindi avendo una posizione che può essere fatta, che può essere lavorata anche da remoto, in realtà non gli è stata concessa questa possibilità. Ma al di là di questi dati su come si suddivide la popolazione delle agenzie intervistate, quello che mi sembra interessante è la parte destra della slide, dove voi vedete il livello di engagement, il livello di complessiva soddisfazione e il livello di intenzione a rimanere dei dipendenti pubblici americani. Vedete la differenza tra i telelavoratori e non i telelavoratori, per loro telelavoratori e smart worker sostanzialmente è sinonimo, e vedete più o meno una media di 9 punti percentuali di soddisfazione, di giudizi positivi in tutti i casi, sia nell'engagement che nella soddisfazione che nell'intenzione a rimanere.
Quindi, passando alla slide successiva, quali sono le caratteristiche che deve avere lo smart working? Per prima cosa, direi che lo smart working fa parte di una filosofia, di un pacchetto un po' più ampio che va sotto il cappello del lavoro agile. Che cosa vuol dire un approccio agile al lavoro? In prima battuta direi che vuol dire un'apertura a tutto ciò che c'è di nuovo, a tutto ciò che di nuovo si prospetta, vuol dire proattività, vuol dire velocità, vuol dire adattabilità e soprattutto la capacità di decidere e di eseguire in tempi rapidi e con un forte orientamento ai risultati. Lo smart working poi richiede flessibilità, questo si sa, ovviamente questa flessibilità può deve cambiare in funzione dei contenuti del lavoro e delle caratteristiche dei servizi resi. Va dalla massima libertà sugli orari, alla necessità di garantire delle fasce di presenza e va dal working from home al working from anywhere, quindi comprese postazioni di co-working, sia presso altri enti pubblici o anche, perché no, presso soggetti privati. Ovviamente il telelavoro, o remote working o smart working, richiede anche attività virtuali, quindi è necessario avere a disposizione le tecnologie, sia hardware che software, per operare da remoto nel proprio settore di attività, ma anche tecnologie per supportare le interazioni con le persone, con i colleghi, quindi strumenti di comunicazione, di collaborazione e di condivisione. Credo che questo periodo abbia dimostrato che l'essere paperless sicuramente non è semplice, ma è possibile. Poi la performance. La performance deve essere molto chiara, ma attenzione, non sto parlando della performance del singolo dipendente, del singolo lavoratore smart, ma ancor prima parliamo della performance complessiva dell'organizzazione e delle sue articolazioni organizzative, che deve essere esplicitata non solo nella sua componente strategica. Tornando ancora un attimo alla slide precedente, un'altra caratteristica dello smart working sicuramente è la fiducia. Se manca questo ingrediente, a una o a entrambe le parti sarà molto difficile avere degli incrementi di produttività o avere un miglior benessere, un maggior benessere da parte dei soggetti coinvolti. Ultimo punto, direi a livello più micro, lo smart working richiede una forte capacità da parte dei dipendenti di autogestire. Quindi richiede autonomia, un livello di competenza adeguato. Ad esempio, vedo molto difficile mandare in smart working un neoassunto o un neoinserito se non dopo un adeguato periodo, come dire, di inserimento, di conoscenza banalmente dei propri colleghi, oltre chiaramente a delle skill tecnologiche di un certo tipo. E da ultimo, credo che lo smart working vada anche ad influenzare e a modificare quello che è lo stile di leadership dei responsabili, dei dirigenti o dei manager che dir si voglia. Ora vorrei focalizzarmi su due aspetti, su due degli aspetti che ho citato, da un lato la performance e dall'altro la leadership. In tema di performance, cioè, che cosa può succedere se non presidiamo adeguatamente la dimensione della performance? Se i dipendenti non hanno chiaro dove devono andare, si genera un isolamento e l'isolamento porta a sostituire gli obiettivi di UO e gli obiettivi di team con l'autoreferenzialità sia nell'individuazione delle priorità sia nell'individuazione degli standard di lavoro. Quindi, in una logica di lavoro agile e smart, invece, noi abbiamo bisogno di creare dei collegamenti forti, di tenere insieme, perdonatemi un po' l'esempio, i nostri gli isolotti del nostro arcipelago. Quindi, e dobbiamo tentare il più possibile di rimanere concentrati sugli obiettivi. Ovviamente, quali obiettivi? Indubbiamente gli obiettivi di ente, ovviamente gli obiettivi di UO o di gruppo. In questa fase credo più che mai, in una logica di smart working, gli obiettivi di gruppo debbano essere rivalorizzati e ripescati. Sono sempre stati un po' tralasciati, un po' abbandonati gli obiettivi di team. Si parla di obiettivi di ente, di obiettivi di UO, poco si parla di obiettivi a livello di gruppo di lavoro e di team. Quindi mi concentrerei sugli obiettivi di team e poi mi concentrerei sugli obiettivi
obiettivi individuali. Purtroppo i nostri sistemi di misurazione e di valutazione delle performance sono molto poco concentrati su questo aspetto, sono pochissimi i sistemi di performance che arrivano all'individuazione per i dipendenti di obiettivi individuali. Però è un limite, perché ai giocatori di una squadra non basta sapere che devono vincere il campionato, devono sapere quali sono le proprie metriche, le proprie statistiche, devono sapere come possono contribuire meglio al raggiungimento dei risultati del gruppo e cosa devono fare anche per migliorare, per crescere, per svilupparsi. Quindi questi obiettivi individuali non servono in una logica di micromanagement. Quando io parlo di micromanagement intendo delle indicazioni puntuali, dei controlli puntuali nella gestione delle persone. Non è questo il tema, questi obiettivi servono a costruire un senso, servono da collante organizzativo e servono ad aggregare le nostre persone, le nostre isole. E aggiungo, in una logica di smart working, che bisogna conoscere anche gli obiettivi dei propri colleghi, sia smart worker che non smart worker, e questo anche in una logica di equità, che sappiamo essere uno degli elementi fondamentali all'interno delle nostre organizzazioni. Ovviamente gli obiettivi possono riguardare aspetti quantitativi, il quanto, aspetti di processo sul come, e anche aspetti qualitativi. Per stare sugli aspetti qualitativi, banalmente possiamo partire dalla domanda se quando giudichiamo se un lavoro è fatto bene o male da parte di un collaboratore. Per quanto riguarda la leadership, invece, che cosa è necessario fare da questo punto di vista? Ovviamente, Raffaella, sono delle suggestioni, perché su tutti questi temi potremmo stare qua delle ore a raccontare e a focalizzare aspetti distintivi, però dovendo fare, come dire, una scelta delle cose che ritengo maggiormente rilevanti. Allora, io direi che il ruolo del manager e il ruolo del leader rimane pressoché lo stesso, non si aggiungono compiti o responsabilità particolarmente differenti. Ovviamente cambia il modo. È un po', non so, come quando ci troviamo a guidare nel Regno Unito, cioè le macchine sono fatte nello stesso modo, le regole per circolare sono più o meno le stesse, ma tutti sappiamo che è profondamente diverso, anzi direi che è anche abbastanza stressante inizialmente. Quindi alcune prime indicazioni. Io suggerirei di ragionare sui propri pregiudizi, bisogna un po' abbandonarli. Quali pregiudizi? Da quello più generico, da via i gatti, si sa che i topi ballano, quindi chissà che cosa succede, e l'idea che la visione del responsabile, la visione del capo sul telelavoro, sul remote working o smart working, sia la visione anche dei suoi collaboratori. Magari dopo questo periodo il capo esce con una ottima visione sullo smart working, non vuol dire che tutti i suoi collaboratori abbiano una visione altrettanto positiva o viceversa. Quindi attenzione, non è che la nostra idea sia l'idea dei propri collaboratori, ma ancora possiamo dire: ma non si fanno sentire vuol dire che andrà tutto bene, piuttosto che se uno è sempre stato bravo e molto bravo in ufficio, anche se diventa uno smart worker sarà altrettanto bravo. No, ecco, dobbiamo stare attenti a non cadere, a non scivolare in una serie di stereotipi e di pregiudizi riguardo allo smart working. Direi che poi è necessario, laddove presente, ridimensionare un po' l'ansia di controllo e sostituirla con un maggiore orientamento ai risultati e con la capacità di influenzare. Saranno interrotti? Saranno distratti da quello che gli succede intorno? Starà facendo la lavatrice o cucinando il brasato? Io dico, ma che cosa ci interessa? Cioè, nel momento in cui il lavoro è impostato, è organizzato in un certo modo, le persone sono formate, gli vengono dati gli strumenti, hanno chiara la direzione, anche se non dovessero perseguire quello che gli viene chiesto, dovremmo trattarle né più né meno come trattiamo un lavoratore in presenza nel momento in cui non garantisce e non raggiunge i risultati. Quindi anche su questo, come dire, molta attenzione, tenere la barra dritta, però poi le modalità di gestione, voglio dire, tra lo smart worker e il lavoratore in presenza nel momento di una sottoperformance sono abbastanza simili. Per
capacità di influenzare, invece, intendo la capacità di supportare i propri collaboratori nell'essere autonomi, quindi nel gestire il proprio lavoro in autonomia. Io credo che quello che differenzia uno smart leader, un agile leader, ancor più che una leadership in presenza, è proprio quello di generare un impegno piuttosto che generare un obbligo rispetto alle attività che sono da fare. Nodale diventa poi il monitoraggio dei risultati, quindi dare feedback sull'andamento dei risultati e sul modo di lavorare i propri collaboratori. Se manca questa cosa, se manca questo scambio, il rischio di isolamento iniziale che prospettavamo anche nella slide precedente cresce. Gli ultimi due punti, essere visibili. Mi rendo conto che può sembrare un ossimoro, stiamo parlando di remote working, di smart working e parlare di visibilità, ma però il leader deve dimostrare con i fatti che si sta facendo carico dei problemi, delle questioni, delle attività che riguardano i lavoratori. Cioè, tanto quanto il leader si può chiedere, ma chissà cosa staranno facendo i miei collaboratori, allo stesso modo i collaboratori si chiedono quanto il loro capo si stia facendo carico della loro situazione, stia pensando loro, stia operando per supportarli nel loro lavoro. Quindi tenete presente che il leader non sarà più visibile come prima, perché non riesce a dare quell'esempio che viene dato tradizionalmente nel momento in cui si in presenza e possiamo costantemente vedere il nostro capo. Quindi, sebbene ci sia un'attività in remoto, sebbene ci sia un'attività a distanza, il leader, lo smart leader, deve inventarsi una modalità per tenere e rinforzare i contatti con i propri collaboratori. E non solo, lo smart leader deve farsi anche maggiormente carico di quella che è la qualità delle relazioni tra i propri collaboratori. Ancor più che in presenza non può lasciar correre, non può far finta di non vedere il conflitto, perché diventa fondamentale poi per il successo della sua organizzazione e della sua unità. Da ultimo, come per i dipendenti, ma ancor più per lo smart leader, diventa fondamentale avere delle buone competenze, delle elevate competenze a livello tecnologico. Ultima slide, ultime battute. Ho provato a pensare a una road to smart working. Quali sono le cose necessarie e fondamentali da fare per, come dire, proseguire su questa strada? E io credo che sia importante proseguire su questa strada. Diciamo che credo nelle potenzialità dello smart working e credo che le organizzazioni possano trarre grandi benefici dallo smart working, sia come enti, ma poi anche a livello di singoli dipendenti pubblici. Quindi fissare degli obiettivi in una logica matrice, che cosa voglio dire? Voglio dire che dobbiamo avere presente il breve periodo, il medio periodo e il lungo periodo. E servono degli obiettivi a livello di sistema nel suo complesso, a livello di singole aziende, a livello di dirigenti e a livello di singoli dipendenti. Tutto questo con questi orizzonti temporali differenti. Quindi è necessario partire da quelli che sono gli obiettivi a livello di sistema, cioè perché vogliamo potenziare lo smart working? È una moda? Lo stanno facendo in altri paesi? Oppure crediamo che sia veramente un passo di modernizzazione della nostra pubblica amministrazione. Vogliamo migliorare la produttività, vogliamo migliorare le performance, vogliamo operare nella logica di well-being dei dipendenti piuttosto che di diversity. Quindi, quali obiettivi si pone questo potenziamento dello smart working, sia a livello di sistema che poi a livello di singola amministrazione? Bisogna partire raccogliendo dei dati ad oggi, prima di questo potenziamento, per poi darsi degli indicatori e dei target di breve, medio, lungo periodo, per poi andare a monitorare quello che sta succedendo, quello che succederà, per quindi poi anche attuare eventualmente dei correttivi e delle modifiche. Chiaramente dobbiamo lavorare sulle condizioni abilitanti e su questo credo che Valerio Iossa, meglio di me, può fare delle riflessioni, tecnologie, spazi e quant'altro. Rivedere l'organizzazione
dell'organizzazione, lo stiamo sentendo tanto in questi giorni, non basta una legge, è necessario ridisegnare il contesto, ridisegnare i processi, ridisegnare gli spazi, ridisegnare le job description, ridisegnare le tecnologie. Le azioni da fare sono veramente tante e vanno nella direzione di quell'organizzazione agile di cui parlavo inizialmente. Chiaramente bisogna ragionare sui singoli, sulle loro capacità, le loro competenze, se si prestano a questa attività e poi bisogna monitorare i risultati che produrranno per vedere se riconfermare o meno questa modalità di lavoro. Bisogna misurare le performance, come dicevo prima, e essere più trasparenti. Non basta misurare le performance dei singoli o dell'organizzazione degli obiettivi strategici, bisogna essere molto chiari sul livello di servizi resi per capire come anche questa nuova modalità agile, questa nuova modalità smart working va a incidere e a migliorare i risultati nell'ottica dei servizi resi. Quindi migliorare le performance in questo senso, misurare e migliorare le performance anche a livello di servizi, essere trasparenti sia all'interno dei singoli gruppi, ma anche poi verso l'esterno, verso i cittadini e utenti, e da ultimo tanta formazione, perché durante questa presentazione avete visto, ho toccato tantissimi punti e credo che su molti di questi nelle organizzazioni pubbliche sia necessario fare degli investimenti. Grazie, Raffi. Grazie Marta per il tuo intervento, molto chiaro, offre moltissimi spunti, credo, di discussione, di dibattito. Riprendo tre cose che trovo interessanti. Intanto Marta ci ha aiutato a collocare il tema dello smart working più dentro un paradigma, se vogliamo, di organizzazione del lavoro agile, che richiede alcune caratteristiche ed approcci sui quali mi piacerebbe poi sentire anche l'esperienza del Comune di Milano dalle parole di Valerio Iossa. La seconda cosa che ci dice Marta è un'organizzazione del lavoro che sappia partire dai risultati, diciamo performance driven, per utilizzare un lessico, diciamo, di scuola. Ed è già arrivato il primo commento di Gabriele che dice: attenzione, che però questo potrebbe essere in contraddizione con la difficoltà degli enti di programmare. Quindi forse questa è un'altra di quelle fonti, diciamo, quegli spazi di apprendimento, di investimento in termini di sviluppo di cui Marta parlava poco fa. Ultimo punto che mi è sembrato molto interessante, anche su questo, se Valerio avrà piacere, mi interesserebbe avere un suo commento, e quanto cambia, se cambia, non lo so, poi vediamo anche qual è la prospettiva appunto di Valerio Iossa, il ruolo dei capi. Non ci dimentichiamo che noi abbiamo parlato in questi mesi di smart working nella pubblica amministrazione, ma vorrei solo ricordare che fino a un anno fa, anzi forse meno di un anno fa, stavamo parlando di misure psicometriche per il controllo, non psicometriche, scusate, biometriche. Strumenti biometrici per il controllo dei dipendenti pubblici da aggiungere ai tornelli. Quindi, diciamo, con approcci all'organizzazione del lavoro ben distanti da quelli che invece puntano, come si diceva poco fa nella presentazione, all'autonomia. E parlare di autonomia nelle amministrazioni pubbliche può sembrare, diciamo, aporetico per chi ha una fascinazione così per alcuni archetipi burocratici. Mentre non lo è, mentre ci rendiamo conto che invece questo è uno strumento necessario. Allo stesso tempo, forse da qui sorgono anche alcune resistenze interne all'applicazione e alla sperimentazione di questi modelli. Resistenze che forse mi verrebbe da dire un po' questa esperienza ha sbaragliato, quindi forse davvero questa esperienza di buono che ha forse preparato il terreno per delle innovazioni. Tutte queste svariate domande e spunti di riflessione mi interessa proporli a Valerio Iossa, che ha condotto e sta conducendo in questi mesi un'esperienza abbastanza senza precedenti, non soltanto perché l'ente, il Comune di Milano, è una grande istituzione pubblica, il secondo più grande ente locale, ente territoriale del nostro paese, con oltre 14.000 dipendenti.
È una grande azienda, diciamo, in generale, a prescindere dal fatto che sia pubblica, con un grado di complessità straordinario per la varietà dei servizi che un comune è solito offrire alla collettività. E non dimentichiamoci che il comune di Milano è, anzi, gli abitanti, le persone che abitano in questa città sono state tra quelle più colpite dalla pandemia, dal lockdown. Questo ha portato il comune ad adoperarsi anche, a inventarsi anche dei servizi nuovi, come peraltro abbiamo anche documentato con altre interviste di scuola in altri contesti. E quindi, diciamo, l'esperienza che ha fatto Valerio Iossa è quello di essere a capo della struttura che si occupa dell'organizzazione delle risorse umane in un momento senza pari in termini di trasformazione. Che cosa vuol dire gestire un'organizzazione e fare le politiche del personale quando il personale improvvisamente si smaterializza e non c'è più a distanza. Com'è andata, Valeria? Eh sì, sono mesi vissuti pericolosamente, diciamo, senza dubbio. Io mi ricollego subito alla tua introduzione iniziale, Raffaella, quando tu parlavi di due narrazioni, di un'amministrazione resiliente e di un'amministrazione in fuga. Io credo che in realtà, se vogliamo cercare la verità e forse anche cercare il futuro del lavoro agile, lo dobbiamo cercare molto fuori da queste polarizzazioni che sono sempre molto lontane dalla realtà. E forse ci aiuta un po' un gioco sui tempi, perché noi abbiamo un prima, un durante ed un dopo. Per il durante è indubbio, il lavoro agile è stata una misura che ha occupato un assoluto ruolo di centralità all'interno delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio, che al tempo stesso ha consentito ad organizzazioni come il Comune di Milano di erogare servizi vecchi e servizi nuovi, di servizi vecchi in modalità nuove e nuovi servizi in risposta a nuovi bisogni che la crisi ha incredibilmente accelerato. Abbiamo richieste cui non avevamo mai fatto fronte precedentemente, se non in contesti molto limitati o nell'ambito di particolari politiche, ma tutto il tema del supporto alle attività produttive che sono rallentate dalla crisi, tutto il tema della risposta ai nuovi fenomeni alle nuove povertà che vengono accelerate da questa pandemia, o semplicemente le istanze, le richieste di supporto a persone che si trovano in condizioni di isolamento domiciliare sono nuovi bisogni che richiedono nuove risposte in un momento in cui l'organizzazione del lavoro si trasforma. E quindi da questo punto di vista mi sentirei di dire sì, sono del pensiero che le pubbliche amministrazioni sono state resilienti e che lo smart working è stato uno strumento della resilienza di queste amministrazioni, combinato con una serie di altre misure, la flessibilità, l'investimento sulle tecnologie. Ma tutto questo ha un prima e tutto questo è stato possibile perché, in poche parole, c'è stata una lunga preparazione a partire dal 2015, ancora dagli anni precedenti al Comune di Milano, con un'accelerazione in questo mandato sul tema dello smart working. E perché noi ci eravamo posti il tema dello smart working prima? Ce l'eravamo posti per alcuni motivi molto semplici. Certamente gli obiettivi tradizionali che sono sottesi allo smart working, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, certamente il saving degli spazi, certamente l'impatto green dello smart working e sicuramente lo sviluppo organizzativo, ma anche un tema che affrontava prima Marta, un tema di fiducia, che è, se volete, una contronarrazione rispetto alla retorica del fannullone che abbiamo ascoltato per molti molti anni. Lo smart working apre un canale di fiducia tra il datore di lavoro e il lavoratore. È un canale di fiducia trova nell'autonomia, nella responsabilità, nell'autonomia e nella responsabilità del lavoratore evidentemente il suo contrappeso. Ma dicevo, quindi se queste sono le ragioni, diciamo,
alte per le quali noi abbiamo approcciato il nostro percorso verso lo smart working, poi ci sono delle ragioni molto concrete: 14.262 dipendenti e la nostra forza lavoro complessiva. Questi 14.262 dipendenti sono residenti per il 53% fuori Milano. E la media di età del comune di Milano è di 51 anni, ed in particolare la fascia di età tra i 41 e i 55 anni è una fascia di età che cuba 7.000 dipendenti, quindi circa la metà della forza lavoro si trova nella fascia di età che è maggiormente esposta ai carichi familiari, anzi ai carichi bidirezionali familiari, perché sono genitori e figli di genitori anziani. E quindi pensavamo che lo smart working potesse essere una misura certamente conciliativa, rivolta in particolare a questa fascia molto ampia di popolazione, ma anche una misura su cui costruire un futuro ed un rilancio della nostra organizzazione. E abbiamo approcciato lo smart working in maniera direi molto strutturata, se volete anche un po' scolastica, nel senso che noi siamo convinti che non c'è lavoro agile senza un'organizzazione agile, ed un'organizzazione agile è un'organizzazione che ha l'agility nella sua cultura e ha è agile nella sua organizzazione, quindi nelle strutture, nei processi, nelle competenze soft del management che cambiano tanto, poi dirò magari perché, e ancora nella terza determinante, quindi cultura, organizzazione e ovviamente infrastruttura digitale. Il Comune di Milano, nella fase, diciamo, di progettazione dello smart working, che noi chiamiamo ordinario per distinguerlo da questo smart working straordinario di questi tempi, ha investito su tutte e tre queste determinanti. Ha investito su queste tre determinanti con formazione, con azioni partecipative di coinvolgimento del management, con delle survey che abbiamo somministrato ai nostri manager per individuare quali erano le strutture più pronte a sperimentare lo smart working, dove per pronte c'è un tema, come dire, oggettivo, vale a dire prestazioni compatibili con l'ipotesi e la prospettiva di una remotizzazione, e un punto di vista invece fortemente soggettivo che è cultura manageriale idonea a sostenere questa sperimentazione. E dopo aver individuato le nostre direzioni, diciamo campione, abbiamo poi avviato un percorso piuttosto lungo di accompagnamento all'introduzione del lavoro agile, fatto di formazione per gli smart manager e per gli smart team, perché in questo, secondo me, l'elemento di complessità, diciamo, che lo smart working pone nell'organizzazione del lavoro, che introduce una terza dimensione, perché lo smart working, non in epoca Covid, è governare e controllare un team che è fatto di persone presenti e di persone distanti, e molto spesso anche di persone che a quello strumento possono accedere e di persone che a quello strumento non possono accedere. Quindi capite come, diciamo, nella capacità e nella competenza di un manager si aggiunge una terza dimensione spazio-temporale di organizzazione, di gestione e di controllo. Ed è sicuramente un elemento di complessità, diciamo notevole. Quindi dicevo, un percorso in cui noi abbiamo individuato sulla base della survey le nostre direzioni campione, percorsi di accompagnamento fatti con formazione, avvisi per cercare i dipendenti interessati ad intraprendere questo percorso, e devo dire, noi avevamo una prospettiva interrotta poi dall'emergenza Covid di 1.500 lavoratori stabilmente impiegati al lavoro agile, di cui di fatto poco meno della metà avevano già sperimentato da un anno il lavoro agile come forma, attenzione, non come forma di alternanza tra presenza in ufficio e presenza da remoto, quindi non lo smart working cui abbiamo assistito nel corso di questi mesi. Poi, dicevo, l'emergenza Covid irrompe nella nostra quotidianità, irrompe anche nella declinazione dello smart working, che diventa d'improvviso la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, al netto delle attività indifferibili e delle attività essenziali, e dobbiamo costruire un nuovo modello di organizzazione. Dobbiamo costruire un nuovo modello di organizzazione dove quelle curve di presenza, di lavoratori in presenza e di lavoratori da remoto sono delle curve che sono
del tutto inversamente proporzionali. Quindi nella fase più dura dell'emergenza, direi in maggio, noi flettiamo le nostre presenze fisiche in ufficio a 1500 e invece crescono i lavoratori in lavoro agile d'improvviso fino a tagliare sostanzialmente il traguardo dei 7500 nel corso del mese di maggio. Poi con la fase 2, diciamo, avanzata dell'emergenza, queste curve invertono nuovamente. In questo momento noi abbiamo circa 3700 persone, diciamo 3500 persone presenti in servizio. O che alternano presenza in servizio e da remoto, con un'abilitazione ancora di 7.000 persone, diciamo, a lavorare da remoto. E però, ripeto, questa esperienza abbiamo alcuni dati e alcuni ritorni interessanti. Abbiamo sottoposto a 6.000 nostri lavoratori agili una survey, che ha ottenuto dei ritorni molto significativi, e diciamo che la restituzione è un gradimento diffuso, una percezione di diffusissimo gradimento del lavoro agile, 7,7 su una scala di 10, lievemente maggiore il gradimento delle donne rispetto agli uomini e diciamo con una variabile nel gradimento, seppur contenuta, che vede i dirigenti tra le categorie più soddisfatte via via diminuire di qualche numero, diciamo, di qualche virgola il gradimento per le categorie D, C, B e insomma per le categorie funzionariali, poi impiegatizie e poi le categorie inferiori. Un dato interessante è sicuramente il fatto che per tutti i dipendenti dicono che lo smart working, questo smart working forzato, sia stata l'occasione per sviluppare anche nuove competenze, in particolare competenze digitali, mentre dal punto di vista delle criticità, certamente lo smart working, o almeno questa forma di smart working, mette più alla frusta il coordinamento, l'adattamento reciproco, la quotidianità, diciamo, della relazione con colleghi e superiori. Perché dico questa è una fase, dal mio punto di vista, anche pericolosa se si discute di smart working? È una fase, dal mio punto di vista, pericolosa se si discute di smart working, perché al di là, diciamo, della narrazione della PA in fuga c'è una controspinta, secondo me, ancora più rischiosa. La controspinta ancora più rischiosa che si sta registrando nelle nostre organizzazioni è quella di, come dire, di ridigerire, rimetabolizzare lo smart working attraverso vecchie regole e attraverso l'applicazione di istituti contrattuali che sono completamente estranei alla cultura dello smart working, perché sono fondati sulla presenza fisica in servizio e sulla variabile oraria della prestazione lavorativa. Lo straordinario, piuttosto che il disagio, piuttosto che la turnazione, sono tutte indennità che sono legate alla presenza in servizio. E la spinta che noi stiamo registrando, e che stiamo registrando a livello nazionale, oltre che ovviamente a livello locale, è proprio quella di rileggere e riapplicare allo smart working vecchie regole, vecchi istituti contrattuali, come se si trattasse del medesimo lavoro fatto in un altro posto. E tutto questo lo smart working non è, non deve essere, ed è certo che bisogna guardare al futuro dello smart working e pensare anche ad una contrattazione nuova dello smart working, ma che parta da una declinazione culturale omogenea allo smart working, cioè bisogna cercare delle forme di regolazione degli istituti che abbiano presente quelle caratteristiche fondanti il lavoro agile, che sono la flessibilità, l'aumento al risultato e, non da ultimo, dal mio punto di vista, poi la volontarietà dell'accesso allo smart working, perché quel 14% di cui Marta parlava, di persone che pur avendone le precondizioni non accetta di lavorare agilmente, è un dato, diciamo, importante e significativo nel traguardare verso lo smart working del futuro. Io amerei parlare per ore, ma vorrei. Posso? Vai, vai Valeria, Dimmi, dimmi. concludo. È molto interessante la prospettiva che ci offri perché ci permette, come dire,
Intanto perché ci permette di guardare in chiave un po' diacronica questo fenomeno, cioè tu ci hai raccontato di un'esperienza dove lo smart working, ma anche l'investimento nella digitalizzazione dei processi era già in corso, quindi per certi versi, in qualche modo, forse questa transizione è stata per certi versi più facile, sebbene ci hai raccontato di numeri che si sono completamente ribaltati. Sono interessanti i dati che ci hai mostrato perché mi sembra che confermino i dati di Marta, e cioè quello che mi sembra di leggere su questi dati è che al crescere dell'autonomia dei dipendenti è più facile fare lo smart worker, no? E quindi leggerei anche in questo modo come varia la disponibilità a continuare lo smart working anche dopo la fine dell'emergenza, così come interessanti i dati, cioè, sulla soddisfazione che ci dicono ancora una volta che l'engagement non è neutro, diciamo, rispetto a queste modalità. Fatemi dire, è anche un modo più contemporaneo di lavorare per certi versi, no? Se noi guardiamo i millennials quando si candidano alle posizioni, ma in generale anche in altri, anche nel privato, cercano la flessibilità dell'impiego, è una delle caratteristiche che fanno la value proposition dell'employer, quindi è un aspetto da non sottovalutare. Allo stesso tempo, quando guardi, se ho capito bene, quello che ti preoccupa del dopo è in che modo gli istituti attuali sono in grado di cogliere le complessità che questo modello organizzativo apre. Ho capito bene, Valerio? Sì, è esattamente così. Quello che mi preoccupa del dopo è esattamente questo. Il futuro dello smart working, secondo me, non è ovviamente lo dico in un altro modo. Io sono abbastanza convinto che l'operazione che noi dobbiamo fare per pensare allo smart working del futuro è per l'appunto un back to the future. Cioè noi dobbiamo ritornare alla sua dimensione originale, che era una dimensione di alternanza tra una prestazione svolta da remoto e una prestazione svolta in presenza, perché lo smart working è nella maniera più assoluta, chiedo scusa, il lavoro è fondato su una dimensione di socialità che indubbiamente nello smart working sbiadisce e che non va rinunciata. Siamo stati costretti a rinunciarla, tant'è vero che in questo periodo il Comune di Milano, come molte altre organizzazioni, al percorso di avviamento allo smart working ha aggiunto, ha accompagnato e ha sostenuto il percorso di avviamento allo smart working con dei percorsi di sostegno e di supporto psicologico dei dipendenti, perché la dimensione, come dire, il contesto esterno e la transizione violenta da una dimensione che aveva una sua scandizione di tempi, di orari, di riti, se voi volete, quotidiani, ad una dimensione completamente diversa in cui la vita e il lavoro sono violentemente mescolati in un contesto generale di paura, ha avuto un impatto significativo su alcuni dipendenti, forse che poi abbiamo scoperto avere già delle altre fragilità. Però sicuramente, come dire, in questo periodo lo smart working è stato una scelta per molti anche faticosa nella sua ineluttabilità. E lo smart working del futuro, secondo me, è uno smart working che torna a quella dimensione sana, virtuosa di alternanza e che torna a promuovere uno sviluppo organizzativo ed una cultura manageriale che è quella dell'orientamento al risultato, che è quella del ragionare per obiettivo, che è quella della responsabilizzazione e dell'autonomia. Tutto questo sta dentro una cornice contrattuale dove sicuramente ci sono delle masse salariali in gioco e dei valori salariali, perché in questo momento lo smart working, che è pensato per alcuni giorni al mese al Comune di Milano, invece è diventato uno strumento che certamente ha tagliato, come dire, salario di molta parte dei dipendenti, ma il recupero di quella massa salariale non può stare su istituti che hanno una dominante culturale diversa e dal punto di vista dell'organizzazione, la prospettiva e secondo me la grande suggestione è quella di capire anche come far emorbere i modelli di performance management più soltanto dei modelli che sono salta forse la trasmissione? C'è stata Ok.
Sono dei livelli di programmazione, di misurazione e di valutazione della performance che devono arrivare per l'appunto alla performance del gruppo e alla performance individuale. Tutto questo deve essere sostenuto da un investimento importante sulla digitalizzazione, perché non ci può essere smart working senza infrastruttura digitale. Noi per fortuna avevamo investito su dei sistemi di virtualizzazione delle postazioni lavorative. Attraverso, beh, posso dirlo, è Citrix il sistema che noi usiamo. Citrix è un sistema che consente di accedere alle stesse risorse di rete, alle stesse funzionalità e agli stessi gestionali in remoto cui tu avresti accesso, diciamo, in presenza. Quindi, diciamo, smart working del futuro, secondo me, recuperare quella dimensione armoniosa tra presenza e distanza, recuperare la cultura dell'orientamento al risultato e dell'autonomia e della responsabilità del dipendente e continuare a stire su organizzazione e processi agili. Grazie Valerio, un'ultima battuta, se volete rispondere, diciamo leggendo i commenti che ci arrivano da chi ci ascolta e che vi ringrazio davvero della presenza e anche delle domande che ci state rivolgendo, ne sintetizzo una che raccoglie un po' degli spunti che stanno arrivando, riguarda appunto il tema dei risultati, no? Gabriele dice in realtà noi abbiamo una gestione, come dire, una cattiva programmazione, soffriamo di cattiva programmazione che poi ci rende poco abili a lavorare per obiettivi e quindi poi anche con delle metriche sul risultato che si adeguano poco a questo strumento. Anche Davide dice che secondo lui è proprio l'autonomia, diciamo, sorretta da chiari obiettivi che aiuta, che è un'infrastruttura, diciamo, necessaria al pari di quella digitale, della digitalizzazione dei servizi per rendere, come dire, operativa questa modalità di lavoro. Su questo mi riaggancio ad un intervento che con Marta Barbieri abbiamo fatto questa settimana sul nostro blog Valore Pubblico di Sdabocco Insight, ed era proprio su come dire, l'MBO, il Management by Objective, sia una di quelle tecnicalità che forse va riscoperta per rendere operativi questi strumenti. Aggiungo un'altra domanda, questa invece forse è più per Valerio, poi vi chiederei di rispondere lampo a queste cose, di Michele, che dice: non ho ben capito perché lo smart working riduce il salario. In che senso? Forse che si collega anche a quello che dice Gabriele, dice: è verissimo quello che sta dicendo Iossa, il buono pasto è stato un oggetto del contendere in questi mesi, queste settimane, più nelle relazioni sindacali, in molte istituzioni pubbliche. Commenti? If any? Parto infine da Gabriele e Michele. Vai, vai. Sì, traduco, diciamo, il ragionamento. Cerco di essere più chiaro nel ragionamento. Perché perdi salario accessorio? Perdi salario accessorio perché almeno nei nostri comparti di contrattazione una grossa parte del salario accessorio è legata a presenza in servizio, quantità o caratteristiche della prestazione resa, quindi lo straordinario, tanto per cominciare, che non viene riconosciuto nel lavoro agile, perché il lavoro agile si presuppone che non abbia una è fondato su una flessibilità oraria, piuttosto che turnazione, cioè l'alternanza in turni meridiani piuttosto che pomeridiani, o ancora il buono pasto, perché non viene corrisposto, diciamo, al lavoratore agile il buono pasto. Quindi questo è un tema sicuramente, cioè c'è una contrattazione degli istituti contrattuali che sono basati su un lavoro in presenza, che hanno pensato sempre ad un lavoro in presenza. Quindi bisogna traguardare un'evoluzione anche della nostra contrattazione, sia nel senso dei diritti e della regolamentazione dello smart worker e dello smart working, sia nel senso della modalità in cui retribuiamo lo smart working. Probabilmente la battaglia del buono pasto, che è stata uno scivolone dal mio punto di vista gravissimo, era
una rivendicazione sbagliata di un fenomeno che però, come dire, esiste, perché stiamo parlando di politiche retributive e in questo momento noi abbiamo delle politiche retributive strabiche, perché sono delle politiche retributive che guardano soltanto ad una modalità di lavoro, che è quella in presenza, e non vedono, non leggono, non sono, come dire, fitting con una modalità di lavoro completamente diversa. Allora, la contrattazione del futuro è una contrattazione che deve tener presente delle prerogative, delle caratteristiche del lavoro agile e costruire su quelle caratteristiche un nuovo modello di incentivazione, un nuovo modello di retribuzione. E per quanto riguarda la programmazione, sì, però non vorrei esasperarlo questo concetto, cioè di performance nelle pubbliche amministrazioni, lo dico in maniera un po' provocatoria, parliamo di 30 anni, da 30 anni, parliamo di 30, da 30 anni di misurazione della performance nella PA, non l'abbiamo risolta, non credo che lo smart working debba tirarsi addosso questa responsabilità. Se può essere uno stimolo ed uno spunto per far evolvere la nostra cultura della programmazione, della misurazione e della valutazione, ben venga, ma non mettiamo il carico da 90 sullo smart working, perché lo smart working non c'entra niente con la capacità di programmare, di valutare, con la capacità di, come dire, uscire dal cappio dell'emergenza che tutti più o meno viviamo. Ecco, non è, secondo me, un carico da attribuire a questo istituto. Chiarissimo, Valerio. Marta? Sì, concordo molto. Tra l'altro mi veniva in mente mentre sentivo parlare Valerio prima, stavo pensando ai risultati sull'indagine di soddisfazione dei telelavoratori fatta dalla Gallup nel 2016 ed è interessante vedere come gli smart worker più soddisfatti sono quelli che fanno mediamente 3 giornate di lavoro di smart working, tra virgolette, vabbè, loro in America a settimana, cioè hanno gli stessi livelli di soddisfazione più bassa sia quelli che fanno solo una giornata sia quelli che lavorano solo in smart working, mentre la fascia più soddisfatta è comunque quella che passa delle giornate in ufficio. Ovviamente questa cosa, hai molto ragione Valerio, fa sì che per il management diventa molto complicato gestire un gruppo in parte colocalizzato e in parte in remoto. E questa qui dobbiamo proprio riscoprire nuove modalità di gestione dei gruppi. Sulla parte di programmazione concordo, non possiamo sperare che sia lo smart working a, come dire, riuscire a ricucire questo vuoto che abbiamo in termini di programmazione, pianificazione, misurazione dei risultati nelle nostre organizzazioni. Sicuramente aiuterebbe mettere una mano anche lì, però non possiamo pensare che sia a causa di questo, dovrebbe essere a prescindere anche in un'ottica più di lavoro agile. Però aggiungo un pezzo. Questo lavoro soprattutto a livello individuale, di valutazione della prestazione, deve essere fatto però anche a partire dalla microprogettazione organizzativa, quindi dal contenuto del lavoro delle persone, che è un altro aspetto, a mio modesto modo di vedere, un po' parallelamente a quello della programmazione, che è stato molto dimenticato negli ultimi anni all'interno delle organizzazioni. A volte, ci sono dei responsabili che non hanno neanche ben chiaro quali sia l'esatto contenuto di lavoro delle persone. Quindi nel momento in cui noi dobbiamo andare a individuare degli obiettivi individuali, se non abbiamo quella programmazione dall'alto e quella pianificazione operativa di cui avremmo bisogno, ma partiamo dal singolo, diventa più che mai necessario però avere degli strumenti che riempiano di contenuto quella prestazione. Prima bastava la presenza, ok, per dire c'è la prestazione, adesso invece dobbiamo dare le gambe a quella roba lì. Quindi se vuoi la prendiamo dal punto di vista organizzativo, della microorganizzazione, però in quella logica dobbiamo lavorare. Grazie Marta, ci avviamo alle conclusioni, c'è ancora un commento di Alfonso che dice: credo che prima di dare un giudizio pro o contro lo smart working dovremmo aspettare di fare un'analisi nazionale con particolare riferimento alle regioni, diciamo ai contesti, nord-sud, eccetera, sulle capacità di performance. Il commento di Alfonso mi permette di fare delle battute in guisa di conclusione di questo nostro incontro.
incontro che sono queste. Non è, secondo me, soltanto un tema o tanto un tema di nord-sud, è un tema di guardare, questo ci capita di ripeterlo spesso. La pubblica amministrazione non esiste, la pubblica amministrazione è una costellazione di organizzazione di istituti pubblici con modalità di funzionamento organizzativo straordinariamente differenziate, sia in termini di professionalità, in termini di mission e così via. Quindi forse ci aiuterebbe anche cominciare a differenziare dentro questa galassia di soggetti straordinariamente diversi e che sono arrivati a questa crisi, se vogliamo, con un livello di preparazione anche sul piano digitale, non solo, straordinariamente differente. Il secondo punto è che, per concludere, io non credo che noi abbiamo la responsabilità o abbiamo il mandato, né come, diciamo, ricercatori, come scuola, ma neanche nella community of practice, di fare, diciamo, di giudicare lo smart working se, positivo o negativo. Credo che questo è un po' quello che sta succedendo nel dibattito pubblico, ma forse, come si diceva anche con Marta e con Valerio, abbiamo bisogno di spostare il dibattito da dove è in un'altra parte. Forse possiamo immaginare che i vincoli che ci troviamo a gestire in questo momento possano essere un'occasione per fare quegli investimenti sull'innovazione organizzativa di cui avevamo certamente bisogno prima, ma fatemi dire, abbiamo sicuramente bisogno ancora più ora. Non dimentichiamoci che, come dire, il fondamento ultimo delle istituzioni pubbliche è quello di rispondere ai bisogni della collettività, e in un contesto come questo, dove, i bisogni si fanno più urgenti e per certi versi anche più drammatici, e lo saranno per un po', abbiamo certamente bisogno di immaginare forme di risposta ai bisogni collettivi che siano efficaci, e, come dire, l'organizzazione delle nostre istituzioni pubbliche, è certamente una chiave di volta. Credo che in pochi altri momenti, come nella storia della nostra Repubblica, ci sia, come dire, il bisogno di investire davvero su una pubblica amministrazione, su istituti pubblici che sono credibili e capaci di dare delle risposte efficaci, e speriamo con queste così, chiacchiere che abbiamo fatto questa sera, riflessioni che abbiamo condiviso questa sera, di poter aver offerto qualche spunto di riflessione e magari qualche ispirazione per la pratica. Davvero grazie mille intanto al nostro ospite, a Valerio Iossa, e in Grazie bocca al lupo a voi. per il lavoro che state portando avanti, che guardiamo sempre con grande interesse e curiosità. E nel ringraziare e salutare te, ringraziamo anche gli altri direttori delle risorse umane che avranno avuto piacere di ascoltarci, e non soltanto loro, delle istituzioni pubbliche. E ovviamente grazie a Marta, con cui stiamo lavorando e investendo su questi temi, e quindi ci rivedrete. Grazie a tutti, davvero. Grazie Valeria e grazie a tutti i partecipanti. Grazie a Ciao. voi, Buona arrivederci. serata.